Il mio vino nasce qua, nella vigna. Io dico sempre che il vino naturale si fa in vigna, ma non è una frase fatta. È veramente quello che penso. E il mio vino, ti assicuro, nasce in vigna. Nasce in vigna perché la vite, tu ci devi, dai uno sguardo alla vite invece di inquadrare me, inquadra la malvasia. La malvasia, questa qua per esempio, che è l'aromatica di candida, devi dare uno sguardo generale alla vite. Se la vite è sorridente, felice, è in salute, il vino te lo dà lei. Te lo dà lei perché l'uva è vitale. Vitale significa che ha la vita in sé. Allora tu non devi altro che coglierla al momento giusto, portarla in cantina e pigiarla. Poi il vino, almeno il mio vino, viene da solo. In questa cantina, come puoi vedere, ci sono dei cestoni pieni di bottiglie, c'è tutta la vendemmia 2010. Cosa sta avvenendo in ogni bottiglia? Una fermentazione a sé. La cosa è stupefacente, è una cosa meravigliosa, perché se noi stappassimo 10 bottiglie adesso, anche fra 10 anni, noteremmo dello stesso vino, imbottigliato dalla stessa botte lo stesso giorno, una differenza una dall'altra. Perché? Perché il vino è vivo e dentro ad ogni bottiglia avviene una fermentazione spontanea per conto suo. Ed è, sì, è simile, no? Noi siamo simili tutti, ma uno con delle diversità. Ed è anche però un motivo per il quale l'hanno abbandonato questo metodo, perché hanno voluto abbattere tutti i rischi di impresa. E per abbattere tutti i rischi di impresa hanno scelto lo Charmat. Quindi il vino uguale tutti gli anni, perché viene fatto e costruito in cantina, cioè l'uomo che interagisce in autoclave, mette, toglie, fa e briga in modo tale che il vino venga sempre uguale. Tutte le bottiglie uguali. Il vino per me lì viene un po' ucciso, direi proprio viene ucciso lì il vino. Ed è un metodo che ti permette anche di non far magazzino. Purtroppo tu vedi qua, devi andare in primavera con tutto il vino per fare la rifermentazione. Mentre invece chi fa Charmat in bottiglia tutto durante l'anno, a seconda quando cala il magazzino. Però questo era il metodo che usavano i nostri nonni. È il metodo per cui nasce il vino frizzante. E come tu sai, per ovvi motivi che non stiamo qua a dire, il vino frizzante nasce in Emilia.